Buongiorno a tutti, è un piacere essere qui con voi. Per chi non mi conosce, il mio nome è Rossella. Oggi faremo la lettura angelica dall'1 al 15 settembre. Adesso per tutto il mese di settembre farò due letture angeliche, ok? Dall'1 al 15, dal 15 al 30. Da ottobre riusciremo a riprendere le letture settimanali, sono un po' impegnata con trasloco e cose varie, ok? Quindi utilizzeremo tre mazzi di carte. Ok, abbiamo le carte dell'Arcangelo Michele, abbiamo le carte dei viaggiatori, delle persone, sono delle carte proprio indicate per gli operatori di luce, per le persone che stanno percorrendo un cammino spirituale, e oggi utilizzeremo anche un terzo mazzo che sono le carte dell'abbondanza. Ok, per aiutarci un pochino, per avere qualche consiglio dagli angeli, dall'Arcangelo Michele, per aiutarci un attimino a collegarci con l'abbondanza, a vibrare in una frequenza di ricettività all'abbondanza, va bene? Iniziamo con una preghiera di connessione, ok? Invoco la divina presenza di Dio Onnipotente, Padre e Madre, i miei angeli custodi, il mio sé superiore, gli angeli custodi e il sé superiore di tutte le anime che con tanto amore mi seguono. Invoco te, Arcangelo Michele, Maestro Gesù, e vi chiedo con amore di tagliare tutte le corde di paura tra me e tutte le altre persone che mi seguono, che riguardano questa vita sulla terra, le altre vite, in tutti i sistemi di realtà, in tutte le dimensioni, in tutte le direzioni del tempo spazio. Con amore, Arcangelo Michele, ti chiedo di aspirare tutte le energie egoiche di paura dentro di noi, intorno a noi e nella stanza, nel luogo in cui ci troviamo, di elevare la nostra energia, vibrazioni e frequenze, di allineare le nostre intenzioni, parole, azioni in nome dell'amore, dell'integrità, della saggezza, di elevare le vibrazioni e le frequenze del luogo in cui ci troviamo e di creare uno scudo di protezione impenetrabile all'oscurità, dove possa entrare solo l'amore divino, la luce, la pace, la guarigione, l'allegria, la spensieratezza, l'abbondanza infinita, e che tutto ciò che è opposto a Dio e all'amore vada alla luce di Dio Onnipotente, Padre e Madre. Chiedo massima protezione psichica, guida e assistenza durante la lettura di queste carte. Grazie caro Dio, grazie Arcangelo Michele, grazie Maestro Gesù, è fatto, è fatto, è fatto, e così è, così sia. Allora, molte persone mi chiedono delle preghiere, no? E quello che io consiglio è sempre quello di recitarle con la propria voce, quando, oppure di alternarci un po' le recitiamo, un po' le ascoltiamo col file MP3. Ragazzi, un modo molto carino, ho preso spunto da una mia studentessa, per così dire, è quello di creare un quaderno con questi fogli trasparenti, vedete, mettere tutte le preghiere, così non si sciupano, non si rovinano. Io le ho stampate su un cartoncino, quindi un foglio leggermente più grossino rispetto al foglio tradizionale, ma va bene anche col foglio semplice, e metterli qua. Allora, qua c'è sia la preghiera di protezione, la preghiera di protezione della casa degli ambienti e della madre terra, e il processo di liberazione. E non solo, qua c'è anche il processo di manifestazione. Cos'è il processo di manifestazione? È un lavoro che io faccio col coaching con le persone, dove le persone scrivono i propri sogni e obiettivi dell'anima. Come introduzione vi è una preghiera di protezione dell'Arcangelo Michele, poi tutti i desideri vengono riscritti nel modo giusto, affinché le persone iniziano a vibrare nella frequenza della ricettività all'abbondanza. Quindi tutte queste preghiere insieme, le tre che ho messo a disposizione gratuita, il processo di manifestazione, che invece è un lavoro che si fa in una sola ora di coaching, fare tutto questo insieme vi aiuta proprio a trasformare la vostra energia, farvi una bella doccia energetica, purificarvi, liberarvi, proteggervi e poi
entrare in frequenza nella gioia, nella gratitudine, nell'amore per manifestare quello di cui avete bisogno, ok? O semplicemente anche per ringraziare Dio e l'amore per quello che abbiamo già. Quindi un lavoro molto molto potente che ha cambiato completamente la mia vita e che sta cambiando la vita a un sacco di persone che stanno seguendo questo percorso insieme a me. Ok, iniziamo oggi la lettura angelica con iniziamo con le carte dell'Arcangelo Michele. Allora, ragazzi, bellissimo questo messaggio. La preghiera sarà utile in questa situazione per aiutarti a risolvere questa situazione. Quindi vedete, anche l'Arcangelo Michele vi sta invitando alla preghiera, alla preghiera. La preghiera vi connette, la preghiera vi fa uscire dalle forme pensiero di negatività e di paura. La preghiera vi fa entrare in uno spazio di gioia, di amore, di abbondanza. Ecco che è venuto il momento di trascorrere più tempo all'aria aperta in mezzo alla natura, ragazzi. Ci sono proprio degli studi, sapete, degli studi che sono stati fatti di come la natura può liberare le persone anche un po' dalla depressione, dalla paura, dai pensieri negativi, dallo stress e quanto appunto sia efficace la natura nel miglioramento della propria vita. Va bene, ok, Dio è qui, Dio sta lavorando dietro le quinte, connettiti con l'amore perché Dio vuole aiutarti in questa situazione. Ecco che una carta è volata, questo è il viaggio del cuore, il viaggio del cuore, l'amore praticamente viene trasmesso attraverso di te e poi andiamo a vedere nello specifico. Andiamo a vedere la seconda carta, cosa ci vuole dire? Ah, vai piano, ok, e prenditi tutto il tempo per decidere. Vediamo un po'. Allarga i tuoi orizzonti, espandi i tuoi orizzonti. Bene, questi sono dei messaggi molto chiari e diretti, anche per uscire un attimino dal caos, per uscire dalla, sapete, quando volete prendere una decisione, subito invece c'è bisogno di tempo. Ok, basta lamentarsi, dice l'Arcangelo Michele. Le lamentele non vi aiutano a risolvere il vostro problema, non vi aiutano a raggiungere i vostri obiettivi monetari, i vostri obiettivi personali. Va bene. È venuto il momento di pagare prima i vostri debiti, quindi di uscire un attimino da una situazione debitoria prima di riuscire a raggiungere quello che desiderate per voi stessi. Uscite dalla, scusate un attimino. Allora, qua parla di uscire dalle distrazioni, di concentrarvi nei vostri sogni e nei vostri obiettivi. Ora, vediamo un po' nello specifico, una lettura un po' particolare. Allora, l'Arcangelo Michele vi sta proprio invitando alla preghiera. Non è un caso che ho introdotto questa lettura angelica mostrandovi le preghiere, ok? Queste preghiere con l'Arcangelo Michele hanno un potere molto grande, proprio quello di liberarvi dalle forme pensiero caotiche, quindi non solo dai vostri pensieri un pochino negativi, di paure e così via, ma proprio di uscire da questo stato e di evitare anche che altre forme pensiero si attacchino al vostro spazio personale. E poi diciamo anche tutto ciò che comporta la preghiera. La preghiera comporta anche una connessione con l'Arcangelo Michele, con i vostri angeli custodi, con la vostra anima. Questo vi consentirà veramente di eliminare tutto ciò che è opposto alla luce, tutto ciò che è opposto all'amore divino, ma di rientrare nello spazio sacro del vostro cuore in connessione con la vostra anima. Ecco che l'Arcangelo Michele per questo vi sta invitando anche a uscire un po' di più nella natura, a stare più a contatto con la Madre Terra, perché
Questa vita frenetica tra ufficio o scuola e casa e lavoro e stress, o comunque anche quelle persone che vivono, che stanno molto in casa, non fa bene per la tua anima tutto questo. Invece uscire nella natura ti aiuta proprio ad alleggerire il carico, a sentirti in pace, in armonia, a sentirti connessa con te stessa e con la natura, a sentire che va tutto bene, che tutta questa paura, tu da questa ansia si allontana mano a mano, che basta prendere delle decisioni con calma e con serenità in connessione con noi stessi, allora tutto si allinea in nome dell'amore. Dio è con te. Dio assolutamente ti sta aiutando in questa situazione. Dai il tempo, no? Alla sorgente, all'amore divino di agire, di intervenire nel momento giusto. La via da seguire è la via del cuore, dice l'Arcangelo Michele. Va bene, l'amore fluisce attraverso di te e con te. Quindi è venuto veramente il momento di ascoltare il cuore, di far fluire questa energia di amorevolezza, inizia anche a connetterti con l'amore che hai per te stessa, per te stesso, inizia a fare delle affermazioni anche di amore verso te stessa, a ringraziare l'amore divino perché sei vivo, perché sei viva, perché sei sano, perché sei sana, perché hai delle persone che ti amano, perché hai il tuo cagnolino, il tuo gattino, perché hai una casa, perché hai del cibo tutti i giorni. Insomma, essere grata per le cose che hai già, questo ti aiuterà un attimino anche a collegare con la sorgente, con l'amore, ok? Quindi più natura, più affermazioni positive, più amorevolezza. Guardati allo specchio e benedici quello che vedi di fronte a te, il tuo corpo, la tua persona. Prenditi cura di te stessa, magari veramente anche cura del corpo. Fai un po' di sport, vai a camminare, vai in bicicletta. Fai una corsetta, un po' di esercizio fisico, di yoga, è fondamentale un attimino perché tutto è connesso. Per avere dei risultati, anche lavorativamente parlando, ma anche nella vita sociale, nelle relazioni, è anche importante che noi abbiamo un buon rapporto con noi stessi, col nostro corpo, con la nostra anima, perché questo poi ci consente di irradiare luce e amore all'esterno. Diciamo, dedicati a queste cose, perché è venuto il momento un pochino di rallentare, dice l'Arcangelo Michele. Vuoi prendere una decisione subito? Invece questo non è il momento giusto. Aspetta un attimino, arriveranno tempi migliori, le energie si stanno allineando, non è il momento di agire in questo momento, va bene? Ti sta anche dicendo di allargare le possibilità, di espandere gli orizzonti, perché praticamente nuove opportunità alle porte o persone giuste stanno per arrivare, ma non è il momento questo. Dai a Dio il tempo divino di agire. Ci sono dei tempi divini. Noi dobbiamo cercare di capire che non siamo dei maghi, che abbiamo la bacchetta magica e che stabiliamo noi quando il momento è giusto. Alle volte la sincronicità divina fa sì che quello che noi decidiamo è perfetto, è in allineamento con i tempi e le tempistiche divine. Alle volte invece le tempistiche divine sono un pochino più lente. Quindi l'Arcangelo Michele vi sta anche invitando a basta a lamentarsi, stop con la lamentela, va bene? Perché questo vi abbassa la frequenza, questo non fa altro che manifestare l'opposto di quello che voi volete veramente, cioè basta stare lì dalla mattina alla sera, mi serve questo, mi serve quello, ma se avessi questo, ma se avessi quello. Sii tu il cambiamento che vuoi essere, cioè inizia a vibrare alla frequenza di ciò che tu vuoi manifestare, inizia a sentirti in quel modo, ad allineare i tuoi pensieri come che tutto è già stato manifestato, come che tutto è già in quel modo che lo vuoi vedere. Non è concentrandoti nell'assenza di quello che desideri che riuscirai ad attirare a te quello che desideri. Va bene? Vi sembra
una fesseria, ma non lo è. Le persone che manifestano abbondanza, le persone che riescono ad avere veramente in tutti i settori della loro vita un grande successo, riescono veramente a fare le cose, a ricevere le cose anche velocemente, con semplicità, sono persone che hanno aspettative positive, che sentono che ce la possono fare, che sentono che tutto è meraviglioso. Siccome in questo momento non stai vibrando in quella frequenza, quindi ti sembra impossibile raggiungere questo stato, ritorna indietro nella lettura angelica, ascolta passo dopo passo, preghiera, protezione, liberazione, protezione della casa, possibilmente processo di manifestazione, affermazioni positive, amore verso te stessa, gratitudine, uscire nella natura. Se seguirai i consigli dell'Arcangelo Michele, tutto andrà benissimo, ok? Purifica, liberati dai debiti, che possono essere i debiti con un'amica, che siano i debiti con qualcuno che ti ha prestato dei soldi o ti ha concesso un servizio. Cerca di rispettare le promesse fatte, tutto il resto arriverà in abbondanza successivamente. Ricordati che se tu non paghi i debiti che hai, stai ponendo un blocco all'abbondanza e questo ti impedisce poi di raggiungere quello che vuoi veramente. Pagare i debiti è una liberazione non solo energetica, perché devi qualcosa a un'altra persona, ma proprio perché ti libera energeticamente dall'altra persona e ti libera dai blocchi energetici dell'abbondanza, mettiamola così, laddove non riesci ad adempiere, sii onesta con l'altra con le altre persone, parla col cuore aperto, spiega la tua situazione e appena le condizioni saranno favorevoli, la prima cosa che devi fare è liberarti dai debiti. Ok, manda intenzioni pure di amore, alle intenzioni pure di amore Dio risponde e Dio ti manderà tutto ciò che ti serve per adempiere ai debiti. I debiti possono essere anche una promessa fatta, cerchiamo di mantenere le promesse fatte, soprattutto se col cuore in quel momento noi abbiamo fatto quella promessa, cerchiamo di essere in allineamento all'amore perché fa di noi una persona integra e onesta. Laddove non possiamo, possiamo sempre chiedere scusa e agire nel momento in cui noi siamo in allineamento, siamo pronti, siamo forti, allora possiamo eventualmente agire. Alle volte non possiamo mantenere le promesse fatte per una serie di eventi, di situazioni, magari non ci sentiamo bene, magari ci sono capitate delle cose. L'importante è essere onesti e parlare con le persone interessate, va bene? L'Arcangelo Michele sta dicendo che praticamente hai delle grandi priorità, è venuto il momento di allineare i tuoi pensieri, parole, azioni, le tue intenzioni nella direzione delle tue priorità, va bene? È venuto il momento di lavorare in questa direzione, assolutamente di agire in questa direzione, basta con la lamentela, azione, azione, aspettare il momento giusto per prendere delle decisioni importanti. Appena si presenta, si manifesta la condizione favorevole, allora agiamo per fare a portare questi cambiamenti, che sia un'espansione di un'azienda, che sia un trasferimento, l'inizio di una nuova attività, a prendere dei nuovi soci, delle nuove persone che interagiranno con noi. Non è ancora il momento, c'è da attendere, ma agisci, continua a lavorare nella direzione dei tuoi sogni e obiettivi. Poi, quando i tempi sono favorevoli, puoi aprirti al cambiamento, anche perché nuove opzioni, nuove possibilità si stanno presentando davanti a te, ok? Concludiamo la lettura angelica con la lettura di un messaggio del libro degli angeli. Chiedo a te, Arcangelo Michele, Maestro Gesù, con amore, di aiutarmi a portare il messaggio più giusto per la maggior parte delle persone possibili. Ecco che l'Arcangelo Michele dice: sii onesto con te stesso e con te stessa. Ok? Conosci già i tuoi veri sentimenti e dovresti seguirli. Se ti opponi, la tua energia rimane bloccata in uno stallo negativo per la tua salute fisica, emotiva, finanziaria e spirituale. Anche se molte persone cercano di riempire i loro veri sentimenti per compiacere gli altri, alla fine queste emozioni vengono in superficie, si fanno riconoscere. Per esempio, potrebbero manifestarsi con sintomi fisici di una malattia.
Ok, rimettersi al giudizio degli altri potrebbe sembrare un modo per risultare gentile, ma in realtà nega autenticità a te e all'altra persona. Noi angeli possiamo aiutarti a trovare il coraggio di esprimere i tuoi sentimenti e di agire in base ad essi, mantenendo nello stesso tempo amore, attenzione, rispetto e armonia nella relazione. Riconosco le mie emozioni autentiche e sono onesta o onesto con me stesso e con gli altri. Chiedo ai miei angeli di aiutarmi e di guidarmi in tutte le relazioni. Quando sono onesto o onesta con me stessa o me stesso, io lo sono anche con gli altri, e questo è anche in relazione al pagamento eventualmente dei debiti. Va bene, magari molti di voi ci stanno un po' ripensando. Ecco, l'Arcangelo Michele vi sta raddrizzando al riallineamento un po'. Va bene, uscite dall'ego, siate in allineamento all'amore, non verrete abbandonati, verrete aiutati e sostenuti. Le finanze possono cambiare, dovete cambiare la vostra energia, il vostro modo di pensare, eliminare i sistemi di credenze limitanti. E se volete un aiuto, ragazzi, possiamo fare un percorso di coaching insieme con Logos Healing, un vero e proprio percorso di riallineamento, uscire dai blocchi, emozioni, pensieri negativi e credenze negative di cui siamo consapevoli o inconsapevoli, tutto ciò che ci sta impedendo di agire, di fare, di sentire, di pensare. Dobbiamo proprio cambiare la nostra emotività, la nostra connessione. Questo è un percorso che io consiglio sempre di fare a medio-lungo termine. Poi viene fatto anche il processo di manifestazione, la riprogrammazione, quindi entrare proprio in uno stato di benessere, di abbondanza, di gioia, di allineamento, di amore, di gratitudine, di spensieratezza, di armonia. Per entrare in comunione con noi stessi e anche in comunione eventualmente con gli angeli e con l'Arcangelo Michele, anche perché molti di voi vogliono imparare a canalizzare, ma per fare questo è fondamentale, ragazzi, uscire dallo stress. Se vogliamo veramente essere dei canali puliti, dobbiamo essere in connessione all'armonia, all'amore e alla pace, ok? Più natura, più preghiera, più liberazione, più allineamento, più pensieri positivi, più allineamento in questa direzione. Mi occupo anche di letture angeliche come connessione diretta con l'Arcangelo Michele o la lettura delle carte degli angeli. Mi occupo di guarigione, di sessioni di guarigione con le nuove frequenze di luce con l'Arcangelo Michele a distanza o di persona per chi è in Sardegna. L'efficacia è la stessa, lavorare a distanza, voi ricevete le frequenze, le sentite, le percepite durante le sessioni e poi la guarigione che arriverà per voi sarà la più giusta per il vostro massimo bene a livello emotivo, a livello spirituale, animico, a livello fisico in molti casi. Ok? Mi occupo anche di, come dire, faccio anche dei seminari, dei corsi dove insegno alle persone, ad esempio, a connettersi con gli angeli. Il prossimo seminario sarà il 23, il 24 di novembre a San Donato Milanese. Ragazzi, c'è una grandissima promozione, novembre ho detto, vero? 23, 24 novembre. C'è una grandissima promozione, va bene, valida fino al 20 di settembre. Vi consiglierei di prenderla in considerazione, va bene? Poi il 21 e il 22 di novembre io e Francesco, il mio collaboratore, ci occupiamo di facilitare la connessione al sé superiore. Si tratta di due sessioni da mezz'ora ciascuna, quindi potreste decidere anche di fare un bel percorso il giovedì e il venerdì la connessione al sé superiore e il 23 e il 24 il seminario, va bene? Ok. Poi c'è a disposizione la promozione anche del seminario online per connettervi con i vostri angeli. Questo è dedicato a tutti coloro che non possono venire fisicamente a un seminario dal vivo, ma che vogliono imparare a collegarsi con i propri angeli. Quindi un vero e proprio corso con me. Sono dei video dove io vi insegno come leggere le carte, come fare la scrittura ispirata, come fare la connessione diretta, facilitare delle meditazioni di connessione e vi spiegherò tutto ciò che riguarda la canalizzazione, come diventare dei canali puliti, i consigli dell'Arcangelo Michele, gli insegnamenti che ho ricevuto io stessa in tutti questi anni dall'Arcangelo Michele, dagli angeli dell'amore, dagli angeli di Dio Padre e Madre. Ok, quindi un seminario super potente che veramente vi, anche se online, vi posso garantire che
ha una grande, è veramente efficace. Potete decidere se acquistare il seminario online e basta, o il seminario online più una sessione di coaching da fare con me, così una volta che completerete il seminario online avrete la possibilità di confrontarvi con me e io vi posso aiutare e posso rispondere a tutte le vostre domande e posso aiutarvi nel vostro processo di connessione. Va bene? Ok, io spero di essere stata esaustiva, vi prego di portare pazienza se anche per questo mese di settembre farò solo due letture in un mese. Vi prometto che da ottobre Rossella riprenderà con le letture settimanali. Ok, contattatemi pure per prendere appuntamento con me o se avete bisogno di maggiori informazioni sia sulle sessioni di Logos Healing, di guarigione, di letture angeliche o informazioni sui seminari. Ok, va bene. Io vi abbraccio e vi auguro queste 2 settimane. Mi raccomando, c'è tanto da lavorare energeticamente. L'Arcangelo Michele vi sta invitando alla preghiera, allineamento all'amore e riuscirete a raggiungere i vostri sogni. È sicuro, è garantito. Dovete cambiare la vostra energia, il vostro modo di sentire. Dovete allinearvi all'amore se volete ricevere amore. Un abbraccio grande, grande e a presto. Ciao, ciao.